26 luglio prendono ufficialmente il via i saldi estivi. Anche quest'anno i commercianti di Fano daranno un'ulteriore occasione per fare acquisti convenienti. Assolutamente sì, e noi siamo molto, molto contenti di aver ricreato questa sinergia tra tutte le associazioni di categoria proprio per ridare vitalità alla serata dei saldi che quest'anno parte appunto il 6 di luglio con un gruppo che farà appunto un bellissimo spettacolo di danza collegato ad uno spettacolo di musica, quindi proprio un intrattenimento per portare gente in centro storico, veramente tornando a quello che era precedentemente, prima della pandemia e gli anni scorsi. Quindi creare un bel movimento in centro storico, molto importante per il commercio, perché chiaramente i commercianti metteranno a prezzi scontati un prodotto che sicuramente è buonissimo di stagione e quindi ha dei prezzi convenienti. Ci aspettiamo un bel inizio dei saldi che proseguiranno tutto luglio fino al 31 di agosto con delle occasioni veramente importanti. Una iniziativa che può rappresentare anche una boccata d'ossigeno per le attività economiche. Sì, un'iniziativa molto importante che ormai da più di 10 anni portiamo avanti, nata nel 2012 appunto da un'idea mia, di Barbara Marcolini, Filippo Bacchiocchi e tanti altri, con il comitato Premo il Centro, in cui abbiamo deciso di dedicare una serata veramente importante dedicata esclusivamente al mondo del commercio. Quindi dove l'attenzione appunto è incentrata alle scontistiche, a degli eventi per portare gente in centro storico e dare sostegno e supporto a una categoria che purtroppo, causa gli affitti molto alti, utenze che ormai sono alle stelle, vive dei momenti di difficoltà. Non ci dimentichiamo che gli ultimi 2 anni, causa Covid, c'è stato un calo per forza di cose in questo settore che è molto importante per la nostra città, ma abbiamo deciso di rimetterci in gioco, questa volta come tavolo economico, con la collaborazione non solo di Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato, per cercare di dare una nuova boccata d'ossigeno alle attività del centro storico.